Roma, centro, mura aureliane, terme di Caracalla, turisti che passeggiano e spesso, dalla mattina alla notte compresa, trovano persone che vendono il proprio corpo qui. E voi direte, è impossibile, nel centro di Roma ci stanno ste cose. Assolutamente sì, si alternano, ce ne sono diversi tipi. La mattina presto, per esempio, ci sono quelle signore che vanno coi pensionati. Verso il pomeriggio iniziamo a salire di livello, quelli che vanno magari con i lavoratori che staccano, e poi la sera ci sta il girone infernale di quelle che vanno con tutti. E qui spesso su questa panchina è possibile trovare persone che attendono il proprio turno di lavoro e purtroppo sporcano. Legato a questo fenomeno c'è spesso lo sporco, perché ci sono tantissime sigarette buttate a terra, tantissimi fazzoletti, tantissime cose per il make-up, perciò anche stampelle per i vestiti, rossetti, di tutto e di più, anche il mangiare. Attenta lì, che sei andata quasi sopra cosa. Anche indumenti intimi che vengono cambiati, e prevalentemente tutto questo si accumula su una parte che poteva essere invece uno spazio verde sotto le case e davanti a un monumento così importante. C'è sempre da dire che l'incuria fa da padrone, perché se io tagliassi l'erba, tenessi pulito, raccogliessi lo sporco, questo non succederebbe. Cioè, che serve una scarpa qua per chissà quanto tempo in mezzo all'erba? Qui basta andare in un cestino e buttarla. Partiamo da un presupposto che Terme di Caracalla era un sito storico dove trovare le donnine. Infatti, se vi vedete i film anni 70, anni 80, lungo le Terme di Caracalla, lungo le mura, si giravano la maggior parte delle scene. Adesso, se io continuo ad andare avanti, mi accorgo che ieri hanno fatto baldoria, sigarette, cose da mangiare, eccetera, ma ci sono anche deodoranti, perché sai, se tu stai per strada, te ne spruzzi deodorante, vestiti, cambi di vestiti, perché magari durante la serata può capitare quello, succhi, altro deodorante lì. Una volta, siccome c'è anche una fontanella qui, ho trovato diversi spazzolini da denti e tubetti vuoti alla fontanella, perché magari qualcuno si lavava anche i denti, che da una parte va bene, perché comunque è igiene, ma io dico una cosa, te vuoi lavare i denti, lo vuoi fare la fontanella, ma almeno buttala la roba. Attenzione, qui tra sporcizia e altro continuo a vedere altre scarpe. Qui c'è la seconda parte dell'altra scarpa, o forse no, è una scarpa simile questa. Sempre scarpe da donna, che ovviamente si usano per attizzare l'uomo. Quella parte lì è una delle zone, chiamiamola, di ricreazione. Hanno spostato proprio i marmi dei marciapiedi, vanno lì, si mettono sedute, fanno le cose che devono fare. Considerate che qua una volta c'erano ste luci che illuminavano bene anche le mura, perché sempre di mura aureliane parliamo, e in mezzo alle finestre delle mura vediamo che ogni tanto vengono utilizzate anche come guardaroba. Qui per esempio c'è un asciugamano che spesso lo usi per metterti sulla panchina. Qui ci sono le buste magari con le cose delle persone. Se ci affacciamo qui sotto c'è un'altra parte, che adesso ci andremo, una via dove spesso vengono consumati i rapporti o dove ci si incontra. Questa zona è una zona di giorno a basso costo, perché come ho detto è per i pensionati. Voi direte, ma i pensionati vanno con le donnine? Sì, ovviamente dall'altra parte ci sono anche donnine che vanno con i pensionati, cioè sono anziane anche loro, fanno questo mestiere da tanto tempo. Il pomeriggio invece si sale un po' di più, perciò partiamo dalla base di 15 euro di quelle che vanno con i pensionati fino a salire a 30, 35 nel pomeriggio e anche 50, 80 e 100 la sera, in particolare dove ci sono quelle un pochettino più costose, ma anche le ragazze trans. Qui ci sono case, come dicevo, anche a bordo strada, perciò i residenti si sono lamentati più volte e sono riusciti anche ad ottenere un risultato importante. Spesso questa via ci sono poche donne che si vendono, perché c'è un divieto, hanno fatto mettere un divieto di accesso a questa via dopo una certa ora, il che si comunque tramuta in un io ci vengo lo stesso, qualcuno ci passa lo stesso finché nessuno controlla. Sotto questi archi spessissimo trovi proprio le persone. E già adesso ce ne sono alcune, ovviamente qualcuno va da questa parte qui, infatti
lì giù in fondo ci sono due o tre persone, ce n'è una lì che praticamente è fissa anche l'automobile, e poi lungo tutte le mura, lungo tutta la zona, e qui trovate tutto quanto il resto. Lì dove c'è uno spazio un po' più franco, con una piazzetta dove un po' coprirsi, questa è l'area un pochettino più coinvolta. Ciao! Grazie! Guarda lui come sta dietro. Quest'area lungo le mura è spesso utilizzata per consumare i rapporti, perché è molto molto nascosta, e una volta doveva essere il parcheggio per i pullman. In realtà, come vedete, è semplicemente una discarica per chi viene qua, e gli angoli sono gli anfratti per fare qualsiasi cosa. Ecco, qui per esempio c'è una ragazza che sta qui da tanto tempo e che anche a quest'ora magari si dà da fare. E questa storica parte delle Terme di Caracalla, se andate lì, c'è una delle più grandi aree archeologiche di Roma. E si vede anche da qui le ex Terme di Caracalla. Da questa parte ci sono tutte le ville di lusso. Qui per tanti anni c'erano le donnine, proprio col famoso fuocherello lungo tutta questa via. Quel parcheggio lì, che adesso è occupato dai camion, è in realtà un'area, come vedete, dove si vanno un pochettino ad appartare. Infatti era pieno di fazzoletti. Chi ha la macchina viene a consumare. Si infilano qui in questi spazi che oggi sono occupati da camion, macchine, eccetera, e consumano poi i rapporti. In questa via qui specifica è più facile trovare le signore anche di una certa età. Spessissimo usano anche zone, chiamiamole di degrado, come armadietto. Tantissime volte ho visto, per esempio, persone sedute qua dove tenevano le loro cose qui all'interno nascoste. Infatti, se io adesso mi affaccio, qui c'è il cartone per sedersi e una bottiglietta dell'acqua. Qua dietro invece c'è l'area, quella dei bisogni, che è un classico. Può capitare anche che qualcuno venga senza automobile e si consumi anche in aree come questa, che sono belle nascoste. Non andare troppo avanti, che è tutto... No, ferma, lì c'è proprio una cacca. Essendo un'area di pregio, si è riusciti a fare questo, renderla una zona a traffico limitato della parte di Porta Ardeatina dalle 23 alle 6, eccetto autorizzati. Questo che cosa ha fatto? Sì che la sera tutte le persone che qui esercitavano il mestiere avessero una difficoltà, cioè quella di far venire i clienti, perché poi alcune volte la polizia si metteva qui e sanzionava chi veniva. Infatti moltissimi clienti giocano sui bordi, in particolare dall'altra parte, perché non entrando nella via possono essere adescati senza rischiare la multa, perché alla fine non puoi combattere il mestiere, ma puoi combattere il cliente, e per colpire il cliente ti tocca sul portafoglio. Allora crei delle zone dove multare il cliente, in modo tale che questo non ci passi, e in particolare che non disturbi chi abita qui e che non sporchi sotto casa di chi abita qua. È il sistema migliore. Infatti rimangono a bordo di questa fontanella spesso per anche fare un po' di igiene personale, lavarsi i denti, darsi una sciacquata anche dei piedi, o comunque tutte quelle parti che durante la serata si sporcano, anche durante la giornata. She wallows in her pain. The ghost, it stays to chase her away. Oh no, it's just